Il nuovo cingolato Explorer 90 Ergomatic Turbo. Da sempre cingolato è sinonimo di aderenza, ed in Italia più che mai. La nostra agricoltura, infatti, spesso opera in condizioni di lavoro assai difficili, dovute alle zone argillose di pianura e colline, dove l'esecuzione di arature profonde, anche su forti pendenze, implica la necessità di poter disporre della massima aderenza e di elevata stabilità anche su pendenze accentuate. Per questa agricoltura così impegnativa, abbiamo progettato un nuovo cingolato che offre grandi prestazioni nella massima sicurezza e stabilità. E in più, la forza della tecnologia Same. È il nuovo Explorer 90 Ergomatic, equipaggiato con motore serie 1000 a 4 cilindri da 90 cavalli turbo compresso. Questo propulsore, già adottato per la serie Explorer a 4 ruote motrici, è caratterizzato da elevate prestazioni, quali una riserva di coppia del 28%, con coppia massima a soli 1350 giri al minuto, e consumi specifici decisamente bassi, 157 grammi cavallo ora. I pistoni con camera ad omega per l'ottimale combustione del gasolio nel cilindro. Le pompe di iniezione singole ed il triplo sistema di raffreddamento rappresentano alcune delle soluzioni tecnologiche più importanti utilizzate per questo motore, che garantisce lunghe ore di lavoro al massimo delle sue prestazioni. Una delle novità di questo cingolato è rappresentata dal serbatoio carburante. Realizzato in tre corpi tra loro comunicanti, ma separabili all'occorrenza, conferisce al mezzo, grazie ai suoi 150 litri di capienza massima, lunga autonomia di lavoro. La possibilità di separare ed eliminare secondo necessità il corpo posto sotto il sedile del conducente permette inoltre di abbassare di ben 9 cm il posto guida. Inoltre, è possibile utilizzare il corpo posto alla destra dell'operatore come riserva supplementare d'olio per soddisfare le esigenze idrauliche di macchine operatrici applicate al trattore. Il cambio meccanico a lubrificazione forzata è a 4 rapporti e 2 gambe con inversore, per un totale di 8 marce avanti più 8 retromarce. Le leve cambio sono poste sulla destra del conducente per facilitarne l'uso, lasciando sgombro da ostacoli il posto di guida. Posteriormente, il trattore è dotato di una presa di potenza da 540 e 1000 giri al minuto, innestata tramite una frizione multidisco in bagno d'olio a servocomando idraulico. Ma la novità più importante in questo nuovo cingolato riguarda la cingolatura. Progettata e costruita per esprimere al meglio le capacità di trazione del trattore, la cingolatura è, pur nella sua robustezza, un sistema soggetto a notevole usura e deterioramento. La sua efficienza di lavoro, nonché la sua integrità e funzionalità, viene meno quando il tensionamento risulta alterato. Infatti, lavorando spesso in terreni fortemente coesivi, la cingolatura si tensiona in modo eccessivo, compromettendo seriamente la capacità di trazione del trattore, che vede peggiorare il rapporto tra potenza erogata dal motore e potenza disponibile alla cingolatura. Inoltre, il sistema così sovraccaricato tende ad usurarsi in breve tempo, con seri pericoli di rottura. In caso opposto, e cioè di cingolatura troppo lenta, aumenterebbero i pericoli di salti di catena assolutamente deleteri per la vita del sistema. L'agricoltore è quindi costretto ad interrompere il lavoro per ripristinare manualmente, con fatica e spreco di tempo, la condizione ideale di lavoro. Oggi, grazie al nuovo sistema originale di tensionamento automatico della cingolatura, è possibile, agendo su due pomelli di controllo posti nel cruscotto e rimanendo comodamente seduti al posto di guida, ripristinare le ideali condizioni di tensione della cingolatura sia di destra che di sinistra. Il trattore ritorna quindi in perfetta efficienza ed in grado, grazie anche alle suole da 450 mm di larghezza, di esprimere tutta la sua esuberante forza di trazione. A tale scopo sono state inoltre applicate in posizione laterale 4 zavorre da 40 kg ciascuna, con le quali il trattore raggiunge il peso massimo di 5.000 kg. Il controllo di guida del trattore avviene tramite due leve poste sul cruscotto, che mentre nella prima parte della corsa agiscono sulla frizione di sterzo, nella seconda parte agiscono sui freni di sterzo posti in bagno d'olio.
Questi comandi sono servo-assistiti per la completa eliminazione degli sforzi del conducente. Il gruppo sollevatore posteriore è dotato di controllo di sforzo e posizione ed ha una capacità di sollevamento idonea a tutte le attrezzature utilizzate con questi trattori. Infine, anche il posto di guida è stato migliorato dal punto di vista ergonomico. La piattaforma ampia e spaziosa è sospesa su 4 Silent Block che smorzano le vibrazioni durante la guida. Tutti i comandi di lavoro sono stati posizionati in modo ottimale per l'ergonomia del lavoro ed in particolare, in zona anteriore, troviamo i comandi inerenti ai 4 distributori ausiliari a 8 vie, di cui uno dotato di controllo flottante indispensabile per lavori con apripista. Sotto il volante, in posizione comoda e di facile accesso, sono stati posti i 2 pomelli per la regolazione automatica della cingolatura. Dietro lo schienale del sedile di guida troviamo invece una spaziosa cassetta porta attrezzi. Con questo nuovo trattore da campo aperto, Same rinnova la sua sfida tecnologica anche nel settore dei cingolati.